e funghetti, un esamino e ben ritrovati nella Minecraft Best Build. Oggi andremo a fare una semplicissima base per il vostro mondo survival, ovviamente in uno spazio 5x5, quindi non possiamo andare oltre a questo quadrato. Iniziamo facendo 1, 2, 3, 4, spostandoci di 2, 1, 2, 3, 4, spostiamoci di 2, 1, 2, 3, 4, spostiamoci di 2, 1, 2, 3 e 4, perfetto. Poi andiamo a prendere, se ce l'avete ovviamente, l'ossidiana, perché qua ci potrebbe stare benissimo un portale del Nether, guardate lì, bam, no? Non è fantastico? Qui si tappa, 1, 2, 1, 2 e anche qua, perché qua sopra ragazzi, 1, 2, ci andremo a fare un'altra piattaforma, così. Ovviamente qua si va fuori di 1, quindi si fa una piattaforma 4x5, eccola qui. Benissimo, poi prendiamo il nostro muretto di pietra, mettiamo così, poi prendiamo il vetro, lo mettiamo qua e poi ci mettiamo qua le porte. Ecco qui, perfetto, ovviamente queste le ho messe di abete, voi potete metterle benissimo di qualsiasi altro materiale che voi vogliate, uguale anche il vetro, potete usare il vetro che volete. Io uso questo perché appunto è il primo vetro che si trova, appunto quello che esce fuori dalla sabbia cotta. Quindi non ha bisogno di altre lavorazioni. Poi prendiamo le scaline di abete e facciamo 1, 2, 3, ok? 4 e qua si buca questo e si fa 5. E poi qua si fa alzare tutto di 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Sta facendo notte, mettiamo giorno. Perfetto, messo giorno, andiamo a fare anche qua col vetro, tappando tutte le finestre. Le finestre, eccolo qua, no, qui via. Eccolo qua, accidenti e pannelli di vetro che sono una rottura. Ok, poi qua mettiamo un bel muretto. Sì, ci sta. E poi il nostro letto lo mettiamo così. Perfetto, poi prendiamo gli scalini di pietra e al al primo qua facciamo così, 1, oddio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poi qua lo mettiamo qui, perfetto, poi anche di qua, ok, e 7. E poi sopra lo mettiamo così. Bene, 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 bene. Qui invece fa in questo modo. Lo leviamo il vetro. Se fa così, lo leviamo e ci mettiamo questi. Meglio. Cioè, molto meglio. Poi ci mettiamo qua, in questo modo. Poi sotto, mettiamo così. E poi così. Anche qua, mettiamo così. Sotto leviamo e mettiamo così. Bene, abbiamo fatto il nostro contorno del tetto, ora prendiamo le scrini di abete e dentro ci mettiamo questi, così, in questo modo. Lo riempiamo tutto, ok. Poi qua dietro ci mettiamo due assi di quercia e poi ci mettiamo degli scalini rivolti verso il basso, uguale anche di là. Scalini di quercia e poi scalini, assi di quercia e poi scalini rivolti verso il basso. Ok, perfetto. Dovrebbe esserci tutto. Ora bisogna passare appunto alle decorazioni interne, che sono pochissime. Ovviamente, ragazzi, lo spazio è poco, quindi le decorazioni all'interno sono molto, molto poche. E quindi noi mettiamo questo 1, 2 e 3 per il portale. Fuori, perché sennò è brutto vedere questo viola così, così è molto meglio, no? Sì, ci sta. E poi vediamo un po', sto vedendo un po' altre cose. E poi no, niente, qua dentro mettiamo la nostra crafting table, la nostra fornace e poi ci mettiamo delle botole così, bam, e le nascondiamo. Invece di qua ci mettiamo il nostro baule e sotto ci mettiamo delle botole che lo reggono e il nostro baule si apre perché appunto sotto ci sono gli scalini e quindi non lo bloccano. E ovviamente dopo aver messo i letti qua non c'entra più niente, però lo stretto
indispensabile, ce l'abbiamo, quindi la nostra casetta è pronta. Bene funghetti, grazie mille per la visione, spero ne vogliate delle altre, se è così fatelo sapere sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, da me è tutto, linea allo studio. Ciao funghetti!